Benvenuti alla finale del terzo e quarto posto della Coppa FESR. In campo Lodi Salerno. Diciamo oggi le formazioni. Per il Salerno, con il numero 10, Navarra Manuel. Con il numero 2, Barone Andrea. Con il numero 4, Granito Dario. Con il numero 12, Ferrara Michele. Con il numero 18, Ritornaro Lorenzo. Con il numero 23, Ferrari Samuele. Con il numero 7, Giudice Giorgio. Con il numero 1, Pigato Simone. Allenatore, signor Giudice Giuseppe. Lodi, con il numero 1, Mascherpa Jacopo Enrico. Con il numero 2, Orsi Matteo. Con il numero 3, Zanelli Francesco. Con il numero 4, Monticelli Giovanni Maria. Con il numero 5, Grassi Pablo Massimo. Con il numero 6, Bassoricci Samuele. Con il numero 7, Broglia Mattias. Con il numero 8, Mai Leonardo. Con il numero 10, Ruia Petrut Leonardo. Allenatore signor San Pellegrini Alberto. Buon divertimento. E siamo qui a Follonica, al Palazzetto Armeni, per la finale, terzo e quarto posto della Coppa FISR fra Salerno e Lodi. Sono due squadre che nei rispettivi gironi hanno dato battaglia con tutte le loro forze per cercare di qualificarsi sia nella fase che porta allo scudetto sia per quanto riguardava la Coppa FISR. I giallorossi del Lodi e il classico Granata del Salerno. Sta per avere inizio la partita, è la prima delle finali che verranno a disputarsi per far sì che ci sia una classifica dal decimo posto per arrivare alla finale del primo e secondo posto fra Hockey Follonica e Valdagno. Tutto pronto per iniziare la partita. Lossi fischia all'inizio della partita. Palla a Lodi. Sono due squadre che fanno del dinamismo la loro forza. Se la giocheranno con tutte le loro forze. Prima conclusione da parte del numero 4 del Lodi, Monticelli. Si fa trovare pronto il portiere del Salerno. Qui con me in regia il grandissimo Leonida. Ancora palla a Lodi, che gestisce nella metà campo avversaria la palla. In questa prima fase di studio attacco del Salerno. Giudice, possesso della pallina ben gestito dal Salerno. Lodi che sta portando ai 45 il Salerno e non gli permette gli ha permesso una difesa ben chiusa, marcatura uomo, di non arrivare al tiro in questo primo possesso palla. Attenzione,
è andato al tiro il numero 7 dell'Odi, Broglia. Attenzione, l'alza e schiaccia, niente di fatto, riparte il giudice in un 2 contro 2 e si torna in possesso. Buona la marcatura uomo dell'Odi in questo momento della partita, in queste fasi iniziali non lascia molto spazio ai ragazzi di giudice di andare al tiro con facilità. È capitan giudice che si fa capo del gioco del Salerno e vedete che ha portato il Lodi, porta bene ai 45 secondi il Salerno stesso, facendo sì che le conclusioni comunque sia non siano pulite. Ancora Salerno, buono sottogamba per liberarsi del numero 12 Ferrara, contropiede e si sblocca la partita alla prima occasione di contropiede. Ha realizzato il gol Broglia Mattias su un'azione a due, una ripartenza importante. Eccolo, rivediamo, eccolo la ripartenza, 2 contro 1, 1 contro il portiere, finta di gancio ed è gol. La prima volta che una difesa è scoperta, ecco la ripartenza ancora dell'Odi, ancora Broglia, giudice estremo difensore, riesce a recuperare per ripartire in modo propositivo e ritorna il giro, il possesso palla ancora del Salerno che alla prima conclusione, giudice riesce a liberarsi e prende in pieno la traversa, un'ottima conclusione, ottima la parata del portiere del Salerno, Navarra, su una conclusione ancora di Broglia. La partita si è infiammata nell'ultimo minuto con due accelerazioni importanti, compreso ancora il tiro da fuori del numero 12 Ferrara, che ha esperienza in A2 con il Matera, e nel frattempo ecco che realizza il gol il numero 5, mi è sembrato, se non sbaglio, non vorrei sbagliarmi, Grassi Pablo Massimo. Una buona conclusione, esattamente sotto porta, fa trovare il portiere impreparato. 16 minuti e 10 secondi del primo tempo, sono passati solo 4 minuti e subito 2-0. Salerno che sta schierando i ragazzi che hanno fatto anche il campionato in A2, un campionato sofferto, di sofferenza, ma che comunque sia le ha portati alla salvezza. I ragazzi di giudice si sono ben comportati nel campionato di A2. Vediamo punizione, ripresa del gioco nella metà campo difensiva del Salerno. Ancora giudice al tiro che sbecca il palo sul portiere, comunque sia ben piazzato Ruia. Attenzione, contropiede, conclusione del numero 4 Monticelli. Si prova a ripartire con una trama offensiva elaborata e studiata del Salerno.
Barone, giudice, Ferrara. Attenzione, ottima la conclusione, grande assist da parte di giudice per il numero 12, Ferrara, appunto, dicevamo, reduce dall'esperienza con il Materano a 2, ha trafitto l'incolpevole portiere in diagonale. Eccolo qua, un ottimo assist in mezzo a 2, lo rivediamo, bravissimo giudice, bravissimo anche Ferrara, freddo sotto porta ad incrociare il tiro. Una partita aperta, brillante, aperta ad ogni risultato, anche se in questo momento con due ripartenze fulmine il Lodi ha messo, passato dal doppio vantaggio al vantaggio di 2-1 a 14 minuti e 33 dalla fine del primo tempo. Time out. I rispettivi allenatori stanno dando indicazioni ai ragazzi, che comunque sia stanno onorando questa finale al loro meglio, questa finale terzo e quarto posto della Coppa FISR, se la stanno giocando molto bene. Viso aperto, San Pellegrini si è fatto sentire, evidentemente non ha digerito questo gol preso nell'ultima azione. E si riparte. Ancora in manovra il Lodi. Ottimo tiro sotto porta, grandissima la parata del portiere, che con una mano riesce a neutralizzare il tiro del numero 10, se non sbaglio. No, mi sbaglio, scusate, ho fatto l'errore, del numero 7 Broglia. Bravissimo il portiere Navarra, che è riuscito a neutralizzare con una pregevole parata il tiro. La sensazione che sta dando questa partita è che al minimo errore si crea un'azione da gol. Eccolo lì, non ho fatto in tempo a dirlo, e bravissimo Monticelli nell'uno contro uno, si è girato e ha trovato il varco giusto sopra la spalla destra dell'incolpevole portiere. Rivediamo l'azione in manovra, eccolo qua, Monticelli riesce a girarsi, bravo, nell'uno contro uno resiste all'attacco e sopra con un accompagnato sopra la spalla destra del portiere. Tiro insidioso da parte di giudice, una partita apertissima. I ragazzi del Lodi, attenzione, il gol del numero 5 del Lodi, Grassi, un gran diagonale che, eccolo qua, è ripartito, guardiamolo, diagonale, tiro, palo interno, la palla sembra riuscire, ma Lossi ben posizionato sta indicando da dove è picchiata la pallina, che è picchiata all'interno della porta. Lossi ben posizionato, non abbiamo dubbi che abbia la visuale migliore della nostra. Forza ragazzi, partita in questo momento molto ricca di gol dopo una piccola fase di studio iniziale. Il Lodi sembra in questo momento più fresco e più pronto a sfruttare gli errori della difesa, di posizionamento della difesa del Salerno. Evidentemente mister San Pellegrini si è fatto sentire, avendo paura che la concentrazione acquisita con il doppio vantaggio e poi sul 2-1 potesse abbassarsi, ha spronato i ragazzi a ripartire bene e si sono visti due gol nel giro di poco tempo. Sotto gamba di giudice, alza e schiaccia, pregevole tecnica individuale del capitano del Salerno,
Giorgio Giudice fa buona guardia la difesa del Lodi. Time out chiesto da San Pellegrini. Le finali, eccolo qua, stiamo rivedendo l'ultimo gol, un gran diagonale, non impeccabile nel piazzamento il portiere Navarra, ma pregevole comunque sia il diagonale di Grassi, che ha incrociato la porta sul secondo palo. Dicevamo, le finali qui a Follonica non sono una novità. Periodicamente si svolgono le finali in riva al golfo, un palazzetto ben attrezzato per l'hockey e per il pattinaggio artistico. Le squadre Follonica facilmente raggiungibile sia dal nord che dal sud, si presta bene da un punto di vista logistico all'organizzazione delle finali. Riparte il gioco. Giudice va a provare a portare in blocco, punizione su fallo di Ferrara, per fallo su Ferrara. Due attaccanti a ostacolare la visuale del portiere. Intanto in pista è sceso Ritornaro. Tiro in diagonale G. Giudice, si fa trovare preparato Ruia. Ancora Ferrara e Giudice, che rappresentano i giocatori anche con più esperienza sul campo per quanto riguarda la formazione campana. Ritorna in possesso della pallina il Lodi. Attenzione, palla persa, ottimo tiro di Ferrara in diagonale, non si fa trovare disattento il portiere, che con in una parata, come si dice a tavolone, riesce a sventare l'occasione da gol. Veloce questa fase di gioco, alla metà del primo tempo le squadre sono sul 4-1 per il Lodi, che in questo momento sta manovrando. Tiro da fuori del numero 2 Orsi, e ancora Navarra si oppone. Ripartenza di Giudice, Lossi non ravvede gli estremi per un fallo, 3 contro 2, tiro diretto, grande parata, e sulla respinta ancora Grassi con una pregevole ribattuta, un tap-in vincente. Eccolo qua, lasciato un pino troppo libero di tirare il numero 4 Monticelli. Grassi ribadisce in rete con un tap-in pronto e vincente. Siamo alla metà del primo tempo, 5-1, probabilmente ne vedremo ancora di gol, se questa è la premessa. Molto apprezzabile l'impegno di entrambe le squadre di portare a di onorare la semifinale, terzo e quarto porto della Coppa Fiser. Abbiamo poc'anzi assistito a un'ottima semifinale per quanto riguarda l'assegnazione dello scudetto fra Valdagno e Puma Sancora Viareggio, terminata ai rigori a oltranza, una partita dai due volti come i rigori del finale, che hanno visto in vantaggio i Pumas
per 2-0 sui primi rigori, per essere poi rimontata negli ultimi due rigori dal Valdagno, che poi supera i Pumas ai tiri diretti e tiri di rigore con a oltranza. Ma torniamo alla partita. Grandissima la parata di Ruia sulla conclusione di Barone. Un risultato 5-1 rotondo, ma che non rispecchia le occasioni create e il gioco sviluppato dai ragazzi di Giudice del Salerno. Hanno avuto le loro buone occasioni, qualche errore difensivo che hanno pagato e stanno pagando a caro prezzo. Entrambi i portieri comunque si sono resi protagonisti di alcuni pregevoli interventi, sia Navarra da una parte che Ruia dall'altra. Ancora ripartenza a due, Giudice e Ferrara, conclusione in diagonale che non trova la porta. Gioco dietro porta del Salerno, fa buona guardia su entrambi i pali la difesa del Lodi. Eccolo, attenzione, si è smarcato Giudice, agganciato in area di rigore ingenuamente e giustamente, tiro di rigore. Time out chiesto ancora dal mister del Lodi San Pellegrini. Arrivato in ritardo Broglia sul Giudice, ha commesso un fallo di rigore. Abbastanza ingenuo il fallo, molto bravo invece Giudice sullo smarcamento che ha permesso comunque sia di arrivare al tiro di rigore. Dicevamo, seguirà la partita successiva, la finale primo e secondo posto della Coppa FISR, ex Coppa Italia. Ci sarà la Coppa FISA appunto fra Rolle Bassano e Forte dei Marmi. Ricordo Forte dei Marmi vincitore dello scudetto contro il Trissino in A1. Attenzione Giudice, oh là là, grandissima la parata di Ruia, una parata di casco. Dicevamo appunto che il Forte dei Marmi ha superato in gara 5 il Trissino per la finale scudetto di A1. Una cavalcata vincente, la squadra condotta da Bertolucci. Un campionato ben disputato. Anche se portato alla quinta partita da un Trissino organizzato e molto molto forte in tutte le gare di scudetto. Ecco Ferrara che porta a due le marcature del Salerno con il portiere che si è fatto infilzare sul primo palo, una leggerezza da parte di Ruia dopo numerosi interventi importanti e risolutori finora. Si è fatto trovare leggermente impreparato e sorpreso dalla conclusione di Ferrara, che comunque sia un giocatore, come vi ho detto, proveniente dal Matera, che ha disputato un ottimo campionato in A2. 6 minuti e 33 alla fine del primo tempo, 5-2 il risultato. Pulizie del casco da parte del portiere del Lodi, che va a riprendere la sua posizione.
buona la partita finora da parte dell'Lodi. Si riparte, 5 secondi fischiati dall'arbitro, ritorna in possesso della pallina, ritornano in possesso della pallina in granata del Salerno. Barone Ferrara, giudice. Con un uomo a centro area pronto a ostacolare la visione del portiere. Ecco che esce fuori. Gioco di sponda. Riparte l'azione dei campani. Giudice un 1-1. Si sta allargando sulla destra. Pallina verso il centro, ribattuta da parte di Ruia. Ferrara non riesce ad alzare la palla con il portiere a terra. Grande comunque sia l'intervento del portiere lombardo. Ben piazzata il riposizionamento difensivo della difesa del Lodi, è molto ordinato, non lascia molto spazio alle conclusioni a rete del Salerno, che trova difficilmente dei varchi disponibili a difesa schierata. La partita fino a questo momento non è stata fallosa, sono 3 falli ad 1 per il Lodi, 5 minuti alla fine, 5-2 risultato. Ecco che provano a cercare uno spiraglio i ragazzi di San Pellegrini. Commesso il fallo da parte della difesa del Salerno. E si ritorna a giocare. Portati a 45 secondi, Barone recupera bene la pallina, un intervento difensivo. Scarica la palla sul giudice che si riversa nella metà campo avversaria. Giro palla fra Ferrara, Barone, Granito, ancora Ferrara, gioco alla sponda, alla meglio Ferrara, si porta dentro, tenta un alza e schiaccia, non si fa trovare impreparato Ruia che capisce tutto e anticipa con il guantone la traiettoria della pallina. Torna in avanti Salerno, Granito. Il ritmo della partita in questo momento si è abbassato a 3 minuti e 25 secondi alla fine. Probabilmente si iniziano a far sentire le tossine di questa 3 giorni di finali giovanili Under 19 a Follonica. Ecco la conclusione a rete non finalizzata da parte di Monticelli. Giudice va al tiro, bene Ruia con la stecca. Ritorna a giocare la trama offensiva del Lodi. Monticelli, pallina al centro non sfruttata per con il tiro a volo da parte di Orsi.
e ripartenza da parte di Giudice. Non ravvede il fallo l'arbitro Lossi sulla ripartenza del Salerno. A due minuti alla fine il possesso torna nel Lodi, che trova un varco sempre Orsi. Evidentemente la squadra di San Pellegrini negli ultimi minuti di gioco del primo tempo sta cercando il possesso palla per far spostare la difesa granata. Ferrara Giudice, cambio di velocità da parte di Giudice, attenzione, alza e schiaccia, non riuscito, ripartenza in contropiede da parte del Lodi, uno contro uno, tiro diretto, battuto, era inevitabile, Monticelli lasciato troppo solo alla conclusione, non ha trovato la resistenza necessaria, questa volta il Giudice si è fatto saltare da posizione centrale, un tiro raso terra va a incrociare la traiettoria di in porta su Navarra, che si stava spostando sul suo lato sinistro. 6-2-1.25 alla fine, e subito un altro gol su una ribattuta. In questo momento la difesa disattenta del Salerno, Monticelli, prima conclusione, segue l'azione e riesce ad insaccare sopra la spalla sinistra dell'incolpevole Navarro. Due gol negli ultimi secondi di partita, 7-2, un risultato severo per il Salerno, che sta veramente pagando a caro prezzo qualche disattenzione difensiva, mentre invece sta venendo fuori la buona organizzazione difensiva del Lodi, e con delle ripartenze fulmine riesce a mettere in difficoltà il Salerno, arrivando alle conclusioni a volte con troppa facilità. 40 secondi alla fine della partita, scusate, del primo tempo. Ancora una ripartenza veloce da parte Lodi, decide per Monticelli, riesce ad andare bene l'uno contro uno, e ancora Monticelli, il mattatore dei Lombardi. 8-2 a 23 secondi dalla fine, bravissimo Monticelli, che negli ultimi due conclusioni tira in porta e continua a seguire l'azione. Navarra nulla può dopo la prima conclusione da parte dell'attaccante del Lodi. Pregevole parata di Ruia, che si stende e impedisce a Giudice di portare a tre le marcature, andando a chiudere con il pattino la traiettoria della palla. Giustamente la regia inquadra chi si è prodigato ad andare a raccogliere la pallina, mi pare giusto. Abbiamo Giudice a 4 secondi alla fine, probabilmente eccolo qua, finisce qui il primo tempo della partita, 8-2. Forse il Salerno sta pagando molto da un punto di vista fisico la partita. 8-2 alla fine del primo tempo, non ha resistito molto la difesa del Salerno agli attacchi dello scatenato Monticelli. Ci risentiamo per l'inizio del secondo tempo.
Eccoci, buonasera, bentornati all'inizio del secondo tempo della finale, terzo e quarto posto della Coppa FISR fra Salerno e Lodi. Stavamo appunto aspettando l'inizio della ripresa con l'arrivo di Galoppi al tabellone. Eccoci, partiti. Il Salerno ha sostituito il portiere, è entrato Pigato Simone al posto di Navarro, evidentemente il giudice vuole dare spazio meritatamente a tutti i suoi ragazzi. Dicevamo, in campo Salerno-Lodi, partita ben diretta dal duo Lossi-Sala, gli arbitri di questa finale, terzo e quarto posto. Una finale che è onorata da entrambe le squadre, come avevo già accennato nel primo tempo, e che vede avanti il Lodi 8-2, che è riuscito a sfruttare al meglio ogni occasione, o comunque sia diverse occasioni che ha avuto sulle disattenzioni della difesa del Salerno. Bravi anche i ragazzi in uno contro uno. Monticelli in modo particolare sta facendo un'ottima partita, spesso chiamato alla conclusione, ha realizzato gol pesanti per la formazione lombarda. La Campolongo Salerno, una squadra composta da giocatori che hanno disputato anche un faticoso ma importante campionato di A2, giudice per primo insieme anche a Ferrara, e Ferrari che sono stati chiamati a disputare un campionato senior di categoria. Sta disputando anche una buona partita Barone, un difensore attento. Attenzione giudice, voilà, giudice va al tiro, buona la parata di Ruia, si è fatto trovare pronto. Sconto di gioco fra Broglia e giudice. Ci giunge ora notizia che nella partita, sul finale della partita della semifinale disputata dal Follonica, il giocatore Bracali ha subito un infortunio alla mano. È stato portato in pronto soccorso presso l'ospedale di Massa Marittima, dove stanno monitorando la sua situazione per quanto riguarda appunto l'infortunio subito. Vediamo se Claudio sarà della gara di finale stasera contro il Valdagno. Naturalmente ci auguriamo che l'importante giocatore del Follonica Hockey possa far parte della squadra che stasera appunto affronterà nella finale del campionato Under 19 il Valdagno per il titolo nazionale. Ancora Monticelli al tiro, si è ben opposto Pigato. Riparte l'impostazione di giudice, trascorsi 4 minuti dall'inizio del secondo tempo. Fallo da parte della compagine lombarda.
Non riesco a vedere il numero dei falli a disposizione. Vediamo se Leonida mi dà una mano. Sì, Leonida, puntualissimo e professionalissimo, mi dice che stiamo 4-2 i falli per il subiti dalla difesa, dalla squadra campana, quindi 4-2 i falli per sul Lodi Salerno. Ripartenza in contropiede. La partita si sta affievolendo nei ritmi di gara. Ancora Monticelli con un accompagnato sulla parte centrale, ben parato da Pigato, e poi la volta di Giudice che impegna Ruia in una parata di alza e schiaccia. Time out chiesto intanto da Giudice Giuseppe, l'allenatore del Salerno. Time out. Sentiamo i rispettivi allenatori. San Pellegrini sta spronando i suoi ragazzi, non vuole che venga abbassata la concentrazione. Prende anche dei provvedimenti nei confronti di un proprio atleta che evidentemente non ha approcciato la partita nel modo giusto. Sostituisce Zanelli. Più pacati i consigli di Giudice alla squadra campana. In questo momento in campo con Barone, Giudice, Ferrara e Ritornaro. Richiamati i giocatori in pista. 15 minuti e 27 secondi alla fine della partita. Intanto Claudio Poggioli ha provveduto a portare il kit di sopravvivenza degli alimenti allo staff tecnico che segue costantemente le partite. Ringraziamo Claudio Poggioli, dirigente del Follonica Hockey, per il pensiero gentile e cortese nei confronti dei ragazzi che stanno con tanta passione e professionalità, Leonida e Andrea, sia a seguire per nella giornata di oggi le finali fin dalla prima partita disputata alle 9 appunto dal Follonica Hockey. Azione ben gestita ancora a Monticelli e Grassi. Finta di tiro di Giudice. Oh, attenzione, pallina che schizza verso l'alto e va a colpire in pieno volto, mi sembra, Grassi, il numero 5. La palla rimbalza, esattamente. Pronto l'intervento dello staff medico della Croce Rossa. Ci auguriamo che il ragazzo non abbia subito danni o lesioni. Mentre c'è una ferita e viene tamponata con l'intervento dei ragazzi volontari della Croce Rossa di Follonica, porgo l'occasione per ringraziare la Croce Rossa, comitato di Follonica, per l'attenzione e la professionalità con la quale seguono
le vicende del, del Follonica Hockey. Attenzione, sta uscendo il numero 5 fra gli applausi di incoraggiamento del pubblico Grassi. Vediamo di che cosa si tratta. Si sta tenendo la ferita. Vediamo se ci sono dei tagli. Sta sanguinando. Vediamo, vedremo poi eventualmente di che cosa avrà bisogno questo giovane atleta. Uno dei rischi di questa disciplina sportiva appunto è nei contrasti a volte l'imprevedibilità della pallina, che è comunque sia un oggetto non pesantissimo di 155 grammi, ma che la velocità con cui viene lanciata e viene giocata a volte può diventare oggetto di piccoli infortuni tendenzialmente risolvibili in poco tempo. Ancora il tiro Monticelli, bravo questo ragazzo che senza paura va a cercare l'uno contro uno della squadra avversaria. In possesso palla adesso Salerno con Ferrari. Scusate, con Ferrara, mi sono sbagliato, perdonatemi. Pronto a entrare Granito, mentre dall'altra parte ancora Monticelli, questa volta impreciso, sbaglia una facile occasione e sul rovesciamento di fronte e l'attacco da parte, la conclusione del numero 18 Ritornaro. E ancora Ruia di casco che devia la palla, la pallina sopra la traversa. Molto attenti e ordinati i ragazzi di San Pellegrini. Risultato che 8-2 nel secondo tempo, a 12-3, praticamente 13 minuti alla fine, non si sono viste tutte le, né neanche nelle occasioni da gol, neanche i gol naturalmente del primo tempo. Vediamo che cosa ci riserva questa seconda parte del primo tempo della partita. Prova giudice ad andare in uno contro uno, ma fa buona guardia Broglia. Parte Barone sulla destra, Pietro Porta, ancora pallina nella metà campo dell'Odi, che adesso riparte in 2 contro 1. Conclusione del numero 7 appunto Broglia, che è un'ottima parata di Pigato nell'uno contro il giocatore. Bravissimo il portierino di Salerno, si è fatto trovare pronto. Bene giudice che sfrutta un blocco di Barone, palla centrale, non riesce ad andare alla conclusione. Ancora giudice, attenzione, pronta ripartenza, 2 contro 1 da parte dell'Odi. Palla deviata probabilmente da parte di Pigato sulla conclusione di Zanelli. Conclude sulla traversa, ancora Zanelli e ancora Pigato con la mano destra, la mano della stecca, che si fa trovare pronto. Salerno prova a rallentare il gioco. Ancora giudice, prova un blocco Barone, riesce a sfruttarlo, uno contro il portiere su Ruia,
bravissimo lui a chiudere la diagonale, pronta la ripartenza, 2 contro 1, non riesco ad andare alla conclusione grazie all'intervento di Ritornaro che fa buona guardia, si interpone sulla traiettoria, sulle linee di passaggio e fa sfumare il 2 contro 1 in contropiede della formazione lodigiana. Time out questa volta chiesto da giudice e Monticelli, che era stato troppo tempo a secco evidentemente sentiva la nostalgia del gol, oggi è ancora lui questa volta di fronte a Pigato, nulla può il portiere di fronte a una conclusione a rete del giovane attaccante lodigiano. Si diciamo un po' poc'anzi che il secondo tempo non è stato un secondo tempo ricco di occasione di gol e prontamente siamo stati smentiti con la buona occasione creata e realizzata da Monticelli. Monticelli, attaccante del Lodi, che in questa finale terzo quarto posto sta mettendo in grossa difficoltà la difesa del Salerno. Qui in basso abbiamo Giovannelli che ci fa vedere il meritatissimo primo posto del Forte De Marmi, ne parlavamo poc'anzi, se l'è meritata giustamente, grandissimo l'amico Giovannelli che è venuto ad accompagnare i ragazzi per la finale della Coppa FISR. Fa piacere da toscano, passatemi il termine, che lo scudetto sia rimasto in terra toscana. Complimenti ancora al Forte dei Marmi, conclusione da lontano di giudice, deviata sotto porta dall'attaccante Granito, ma Ruia si fa trovare prontissimo, gran riflesso felino del portiere lombardo. Complimenti, bravissimo questo ragazzo, sta disputando un'ottima finale terzo quarto posto. Manovra il Salerno con ancora Giudice e Ferrara che sono gli uomini che sono molto di più entrati nel gioco. Barone, conclusione da fuori, non trova lo specchio della porta, è pronta la ripartenza fulminea dei giocatori del Lodi, bravissimi ad avere gamba e a capovolgere l'azione di gioco dalla metà campo proprio, la metà campo avversaria, molto velocemente. Conclusione steccata, sbucciata da parte appunto di Ferrara, e Ruia con la stecca riesce a parare la palla. 9 minuti alla fine, intanto stiamo vedendo che a bordo campo i giocatori del Roller si stanno scaldando. Nel frattempo grandissima conclusione da posizione centrale del numero 3 Zanelli, che evidentemente dopo la tirata d'orecchi di mister San Pellegrini è ritornato in campo, la concentrazione giusta, una grande conclusione centrale sotto al 7 della porta, difesa a Pigato che nulla può per la velocità e la precisione del tiro. 3 contro 1, ancora contropiede e viene realizzato il decimo gol, indovinate un po' da chi? Monticelli, sempre lui. Complimenti a questo ragazzo, e un'azione fulminea di un 3 contro 1, non lascia scampo né al difensore del Salerno e neanche all'incolpevole portiere. Partita che negli ultimi minuti ha visto realizzare 3 gol, la difesa adesso ha mollato del Salerno, ancora 2 contro 1, ci mette una pezza Pigato. Era prevedibile che il ritmo della gara si abbassasse, e grande parata di Ruia su conclusione
di giudice, sembrava un gol fatto, invece il portiere si è fatto trovare pronto. Riparte l'azione del Salerno, che comunque, ripeto, a dispetto dell'11-2 è una squadra che si è dimostrata compatta, una rosa forse un pochino corta, anche perché Ferrari, probabilmente infortunato, non è entrato in partita e sta pagando la lucidità e le ripartenze dell'Odi. Dicevamo, a bordo campo Forte Marmi e Bassano si stanno preparando per la finale della Coppa FIS, primo e secondo posto, categoria Under 19, qui presso il palazzetto Armeni di Follonica. Chiesto nel frattempo il time out da parte di mister San Pellegrini della squadra lodigiana. Ha rifatto il suo ingresso in campo intanto il numero 5 Grassi, dopo l'infortunio. È già qualche minuto che è rientrato, ci fa piacere vederlo in pista nonostante una vistosa fasciatura. Evidentemente nulla di grave per quanto riguarda il giocatore dell'Odi. Serie di cambi da parte della squadra lodigiana. È entrato in pista Basso Ricci Samuele. Dicevamo, Monticelli che sta trovando la via della porta con facilità. Leonida in questo momento mi dice quanti gol ha fatto Monticelli. Leonida, ben 6 reti da parte dell'attaccante lodigiano, 6 reti su 11, determinante in questa finale, lucido nelle conclusioni. Fine del time out, sta per iniziare la partita. Ritorna pian piano anche il pubblico sugli spalti per assistere alla finale della Coppa FIS, ex Coppa Italia, in questo nuovo format a 10 squadre, che prevede appunto due gironi da 5 che dettano una classifica finale, dove la quarta e la quinta del girone si incrociano con la quarta e la quinta del girone avversario per dare vita alle finali di Coppa FISR, mentre invece le seconde e le terze classificate incrociano le semifinali in una sorta di quarto di finale per poi andare a disputare la finale contro le prime in classifica, e le escluse disputeranno la finale del quinto e sesto posto, in modo tale da avere una classifica di questo campionato italiano dal primo al decimo posto. Ferrara va alla conclusione, in tuffo riesce a prendere il palo su Ruia, che era uscito sulla traiettoria della pallina, riuscendo a coprire comunque sia lo specchio della porta, che non gli ha permesso all'attaccante salernitano di realizzare il gol. 5 minuti e 45 secondi alla fine della partita. Le squadre stanno perfettamente onorando questa finale del terzo e quarto posto. Complimenti naturalmente alle due società che si stanno adoperando a far sviluppare l'hockey nelle rispettive città. Palla all'angolo, punizione per il Salerno, 11-2 per il Lodi, 7 falli a 2. Sostituzione da parte del Lodi. Esce il bravissimo Ruia, ha fatto un'ottima partita subendo soltanto 2 gol a fronte comunque sia di numerose occasioni che ha creato. È entrato Mascherpa su questo finale di partita.
Ecco che sta manovrando la palla il Salerno, contropiede appunto dell'Lodi, ancora di Monticelli che prova a mettere in condizione di segnare Broglia, ma non trova la porta. Siamo a 9 falli, si è accesa la l'abajur rossa sulla parte lodigiana. Giù sotto abbiamo un Cristian Moda pronto a venire a sostituirmi degnamente nella finale del primo secondo posto della Coppa FISR. Sta scaldando la voce anche Moda. Alta sostituzione da parte del Lodi, entra in campo Mai Leonardo per questo finale di partita. Adesso conclusione, finta di conclusione di Giudice, ottimo tiro che però non trova lo specchio della porta. Ancora palla Ferrara, punta l'uno contro uno, prova il tiro in diagonale, smorzata la traiettoria, non si fa trovare Mascherpa impreparato. Fallo da parte del Salerno. Gli ultimi 3 minuti di partita, una partita che ormai già dalla fine del primo tempo non lasciava dubbi sul chi dovesse vincere questa sfida, grazie al largo margine di gol che il Lodi aveva messo fra sé e il Salerno. Comunque sia una partita interessante, una partita vibrante. I ragazzi di entrambi le compagini si stanno ben comportando, giocando la partita fino agli ultimi minuti, non risparmiandosi. Entrambi gli allenatori stanno facendo ruotare i giocatori. Chiediamo a Leonida se è possibile intervistare, si può intervistare qualcuno a fine partita? Questo? E se lo portiamo su? Non si può fare. Cioè, si può fare qui. Quindi il giocatore può venire su. Benissimo. Sentiamo se a fine partita Monticelli, visto che è stato il bomber della partita, può venire su a fare due parole. Glielo chiediamo adesso in questo momento. 2 minuti alla fine della partita. Abbiamo chiesto a Monticelli di venire su a dire due parole sulla partita appena disputata. Timidamente ha detto di sì e quindi lo aspettiamo volentieri, anche se c'è il Moda mi guarda, non so per quale motivo mi sta guardando male così, però va bene, andiamo avanti. Manca 1 minuto e 40 secondi alla fine della partita. Buono l'intervento da parte di Mascherpa sulla conclusione di Ferrara. Attenzione, c'è anche Galoppi che mi sta guardando con interesse, pronto per le partite successive. Intanto a 1 minuto e 36 secondi alla fine gustiamoci Giudice contro Mascherpa su una punizione di prima per il 10° fallo. Giudice, buona la parata
di Mascherpa, che fa ripartire il contropiede lodigiano. Ripeto, bravi entrambi i ragazzi a disputare questa finale, il terzo e quarto posto, con bene, grandissimo il gol di Ferrara al volo su assist di Giudice, una coppia di ragazzi veramente interessanti. Riguardiamo l'azione, ecco, Giudice si porta sulla parte destra, palla al centro e al volo Ferrara fulmina l'incolpevole Mascherpa con una pregevole conclusione con palla alta. Dicevamo, i ragazzi si sono ben comportati di entrambe le formazioni, manca un minuto alla fine. Complimenti alla società Lodi per questa finale disputata del terzo e quarto posto, ben giocata, vinta meritatamente, anche se appunto i ragazzi di Giudice si sono impegnati, hanno creato, hanno trovato di fronte a sé un ottimo Ruia che ha impedito loro di stare in partita, una partita comunque sia fino a questo momento corretta. Mancano 40 secondi alla fine e non si tirano indietro, anche vedete Ferrara fino alla fine prova a realizzare il quarto gol. Conclusione adesso da fuori di Bassoricci, 20 secondi alla fine, alza e schiaccia da parte di Grassi e la partita va a terminare. 5 secondi alla fine, Giudice in diagonale prende il palo e finisce così la partita. Complimenti a entrambe le squadre per l'impegno profuso, non smetterò mai di dirlo, ragazzi dell'Under 19, nonostante i ritmi fossero bassi nella seconda parte della partita, comunque sono stati bravi. C'è da fare complimenti ai rispettivi mister, ai rispettivi delle società. Vediamo se riusciamo in questo momento a portare su, a dire due parole a Monticelli. Una gara ben diretta dal duo Lossi Sala. Passano intanto i replay degli highlights delle partite, della partita. Vedete comunque sia gol di pregevole fattura, bravi ragazzi a affrontare questa partita bene. Adesso stanno per entrare in campo le due squadre, Bassano e Forte dei Marmi, per la finale della Coppa Fis fra il primo e il secondo posto. Ripeto, da segnalare anche l'ottima prestazione di Ruia, che ha permesso alla propria squadra di mantenere un vantaggio, in vantaggio la propria squadra, appunto perché è stato protagonista di numerosi e importanti interventi. Adesso le squadre potranno cambiarsi con calma e attendere la premiazione del pomeriggio. Bene, vediamo se riusciamo a far salire, per dire due parole, a Monticelli. Protagonista di questa finale, bravissimo, con 6 reti disputate. Intanto in pista ci sono Forte dei Marmi e Roller Bassano.